In questo video vedremo come gli studenti possono effettuare il loro primo accesso agli applicativi di G Suite. Vedremo in particolare come il primo accesso possa essere effettuato direttamente su Classroom, che è l'applicativo di gestione della classe virtuale che i colleghi presumibilmente utilizzeranno per la gestione delle discipline. Il primo passaggio sarà quello di andare sul motore di ricerca Google e cercare direttamente nella stringa Google Classroom accedi. A questo punto sarà possibile andare sulla schermata di accesso all'applicativo. Bisognerà inserire le credenziali che la scuola avrà fornito. Credenziali che normalmente per lo studente sono fatte in questo modo: nome e cognome, con un dominio che è identico per tutti, liceocolletta.edu.it. A questo punto, una volta che Google avrà registrato l'account, sarà necessario inserire la password. La prima password è identica per tutti ed è stata fornita dalla scuola con l'avviso in bacheca. Una volta che Google avrà riconosciuto account e password, ci verrà data una schermata nella quale dovremo accettare le condizioni di servizio. Le condizioni di servizio sono fondamentalmente il fatto che l'account non è un account individuale, ma è un account gestito da un amministratore di sistema, che in questo caso è appunto il Liceo Colletta. Questo comporta che alcuni servizi possano essere limitati, che è necessario interagire con le applicazioni che la scuola mette a disposizione e seguire chiaramente il regolamento che la scuola indica. A questo punto sarà possibile cambiare la password. Una volta cambiata la password, Google, come normalmente fa, ci dà eventualmente la possibilità di inserire un numero di telefono di recupero o una mail di recupero. Questi dati possono essere utili nel caso in cui l'account sbarrisca la password, ma possono essere anche inseriti in un secondo momento, quindi possiamo anche confermare. Nel momento in cui abbiamo dato la conferma, accediamo alla schermata iniziale di Classroom. Vediamo che Google ci ha riconosciuto, quindi con il nostro nome e cognome e con il nostro account. Cliccheremo su Continua. E dovremo poi ovviamente identificarci, diremo che siamo studenti. E da questo momento in poi possiamo interagire con l'applicativo. Per poterci iscrivere ai corsi che i nostri docenti avranno preparato, dovremo semplicemente cliccare su più e inserire il codice del corso che l'insegnante ci avrà fornito. In alternativa, l'insegnante potrà anche inviarci una mail di invito, con la quale poter accedere direttamente al corso. Da quel momento, poi, all'interno della classe potremo seguire le istruzioni dell'insegnante per svolgere i compiti o per interagire con lui.